Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, innanzitutto, la Chiesa celebra la memoria dei Santi Gioacchino ed Anna, che sono i genitori della Divina Maria. I nomi dei Santi Gioacchino ed Anna non li sappiamo dai Vangeli Apocrifi. Sappiamo che i Vangeli Apocrifi non fanno parte del canone ispirato, non perché contengano solo una marea di fandonie, ma perché a fianco a informazioni vere ne danno anche altre non del tutto attendibili, cioè sono semplicemente scritti di mano umana, e quindi alcune cose, come per esempio anche la discesa di Gesù agli inferi, sono contenute nella discesa nei Vangeli Apocrifi, c'è una descrizione proprio, e altre cose invece sono assolutamente da espungere. Quindi, e la tradizione tramanda che la Divina Maria nacque ad età avanzata da parte dei genitori, che non avevano altri figli al di fuori di lei, e che ricevettero questo dono in maniera non molto dissimile da come Anna, la madre di Samuele, ricevette il figlio, quindi facendo lunghe suppliche, voti a Dio nel Tempio per avere questa creatura, e che poi ricevettero. Quindi immaginiamo la santità che dovevano avere questi due santi israeliti per essere degni di ricevere in mano, di ricevere in dono la Beata Sempre Vergine Maria, l'unica creatura preservata tra l'altro dal peccato originale, per cui la Madonna stette con loro i primi anni della sua esistenza. Poi noi sappiamo che molto molto giovane, giovanissima bambina, entrò nel Tempio di Gerusalemme, cosa che la Chiesa ricorda nella memoria liturgica del 21 novembre, la presentazione di Maria, era molto piccola, e la tradizione sempre ci tramanda che durante il tempo in cui la Madonna stette nel Tempio, Santi Gioacchino ed Anna morirono, quindi quando Maria uscì dal Tempio si ritrovò, come dire, umanamente sola, ma appena uscita dal Tempio poi fu data in sposa a San Giuseppe, quindi il resto del termine del corso della sua vita trascorso in questo modo. Sicuramente questi grandi santi hanno un posto privilegiato in paradiso, ci sono pii pensieri, d'accordo, niente più di questo, che pie credenze, che come quella che riguarda per ora almeno l'assunzione al cielo di San Giuseppe, ritengono che potrebbero essere i Santi Gioacchino ed Anna far parte di quelle misteriose persone di cui parla il Vangelo di San Matteo, che alla morte di Gesù sono risorte e che hanno ricevuto in primizia già la vita e la pienezza della vita dei salvati, cioè non soltanto con l'anima ma anche con il corpo. Questa per ora, evidentemente, parlando come sacerdote, è una pia credenza, d'accordo? Nessuno ce lo può testimoniare né dimostrare, né tantomeno Santa Madre Chiesa si è mai esposta, insomma, in queste cose. Io nel cuore, insomma, non mi stupirei affatto, insomma, se i nonni di Gesù abbiano ricevuto, anche per la santità connessa al dono fatto, un privilegio, insomma, di questo genere. Questo ci porta brevemente al Vangelo che abbiamo già ascoltato un paio di domeniche fa, che fa appunto comprendere come Dio dà a tutti la stessa cosa, perché la parola di Dio è unica e arriva a tutti, ma le disposizioni sono molto differenti a seconda dei cuori. Sono i cuori di pietra, duri, superficiali, ci sono i cuori che stanno mezzi col Dio e mezzo col mondo, un seme seminato tra le spine, e poi ci sono quelli che hanno i facili entusiasmi, ma non sono capaci di costanza e perseveranza, sempre seminato tra i sassi. E anche coloro che sono terra buona hanno disposizioni differenti, quindi 30, 60 e 100. Evidentemente i Santi Gioacchino ed Anna rientrano nella categoria dei fuori quota, dei fuori classe, quindi certamente il loro c'è stato il 100. E qui entra in gioco, come tutti quanti noi sappiamo, non soltanto l'elezione, che abbiamo visto anche nella riflessione di ieri, è misteriosa, quindi non sappiamo come e perché alcune anime sembrano avere delle missioni particolari, dei privilegi che noi non comprendiamo. Sappiamo certamente però, che è quello a cui dobbiamo fare sempre attenzione, che noi dobbiamo corrispondere con tutto noi stessi a ciò che Dio ci dà, e che raggiungere il massimo, quindi il 100, dipende certamente dall'elezione di Dio, ma dipende non poco anche dalla nostra risposta alla sua grazia. Due parole infine sulla prima lettura, che è molto edificante: l'episodio della manna.
E qui cominciamo con gli Israeliti e i lamenti. Arrivano al deserto di Sin, i 15 del secondo mese dopo la loro uscita dall'Egitto. Sicuramente avevano esaurito i viveri che si erano portati dietro, d'accordo? Non da poco. Anziché stare tranquilli, Re Fede comincia a imprecare contro Mosè e Aronne, a bestemmiare contro Dio. Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto quando eravamo seduti presso la pentola della carne mangiando pane a sazietà. Invece avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Quindi Dio scende misericordiosamente e provvede la manna. Qui la traduzione italiana dice la manna si chiama manna perché in ebraico che cos'è? Si dice manhu. Quindi da manhu deriva manna, no? E quindi la divina provvidenza si piega, ecco, a volte anche, nonostante, diciamo così, l'ingratitudine umana, quando c'è una richiesta lecita, insomma, alla base. Un piccolo particolare che poi è da notare è che il sabato devono prenderne doppia razione. Cioè, la razione, attenzione, sapete che è un'altra cosa, no? Che se uno prendeva più razione di manna necessaria per il giorno, non arriva il giorno dopo, mentre il venerdì, per il sabato, la doppia razione. Quindi questo fa comprendere indirettamente, ecco, l'importanza di credere che Dio ci dà tutto quello che è necessario alla nostra vita, dello spirito e del corpo, e niente di più e niente di meno. E poi la santificazione del giorno del Signore. Tema questo oggi, sapete che nella legislazione israelita c'era un rigore molto molto forte, ecco, che a noi appare estremo e che pure Gesù ha rispettato fino a quando è rimasto sotto il regime delle antiche alleanze. Però il senso anche del riposo nel giorno festivo va recuperato, non in maniera, come dire, estrema, però l'astinenza dai lavori manuali e servili vale ancora, l'astinenza dall'attività finalizzata a scopo di lucro, quando non sono di pubblica utilità, vale ancora. L'evitare il trasformare la domenica in un giorno, insomma, dove si fanno le pulizie di Pasqua oppure i lavori forzati, è sempre da ritenere, perché è un giorno da vivere nella gioia. Cioè, è impressionante che il Signore, tra le varie cose, gli uomini stanno sempre che vogliono fare niente, riposarsi, e ha dovuto dare un comandamento per riposarsi. Questo fa comprendere che bisogna imparare a riposarsi, perché riposarsi non è una cosa scontata, bisogna imparare a riposare, come dice San Paolo, nel Signore, non a riposarci semplicemente nell'ozio o nei divertimenti, perché il riposo nel Signore è celebrato per noi nella domenica, ma è uno status continuo per chi viene alla volontà di Dio ed è anticipazione del riposo eterno. Il riposo eterno non è che staremo senza fare niente, l'eterno riposo del Signore, si dormono, il riposo eterno è pieno di, come dire, di, non si possono neanche chiamare attività, chiamiamo attività per farci capire, è pienissimo, d'accordo? Non è il vuoto o l'ozio, ecco. E dobbiamo imparare anche questo a celebrarlo in vita, ma è godimento dei benefici, dei doni di Dio infiniti, di cui ci ricolma fin da questa vita e siamo in grado di accoglierli, e a cui ogni tanto dobbiamo pensarci un po' di più. Cioè, la domenica dovrebbe essere un giorno in cui si gode un po' di Dio, della sua amicizia, della sua presenza, si gode dei ti amo di Dio che ci ha messo vicino, dei nostri familiari, delle cose belle della vita, il rendimento di grazie. Bene, chiediamo alla Divina Maria, ecco, ringraziandola, ringraziando Dio per il dono dei genitori che gli ha fatto, che ci aiuti ad avere sempre un cuore perfettamente aperto, totalmente accogliente in relazione alla grazia, e ci insegni, ecco, lei che ha trascorso la vita terrena nel riposo assoluto, dentro i doni di cui Dio l'ha ricolmata, ci insegna a riposare ogni giorno della nostra vita in Dio e ad essere anche testimoni, ecco, dell'importanza del vivere santamente il giorno del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia.